Signore e signori, eccolo. È il braccialetto di Rocco Palumbo, vincitore dell'evento 44 delle World Series of Poker. Rocco, a che diavolo pensi? Ah, non lo so, in questo momento non capisco veramente niente. Probabilmente sto pensando alle ultime mani scioccanti delle Zap e a come mi stava per venire un infarto all'ultimo showdown, probabilmente. Allora, partiamo da queste ultime mani. Diciamo che le due mani che mi ha recuperato sono abbastanza standard. Sicuramente stavo giocando un belle Zap e lui, nonostante fosse un gran giocatore, non si è espresso benissimo, secondo me, penso se ne fossero accorti tutti. Purtroppo le due mani sono state due cooler in cui è andato lui e incominciava a sentire un po' la pressione di questa cosa. Alla fin fine, se avesse fatto un altro double up pieno appena fossimo tornati, mi avrebbe quasi recuperato del tutto. Quindi ero un po' teso, soprattutto perché all'inizio mi aveva proposto un deal che ovviamente non abbiamo potuto fare visto gli stack sizes, quindi è ancora peggio insomma se ti recupera dopo che hai rifiutato un deal e in più perdi il braccialetto, sarebbe stato veramente stressante. Aneddoto legato alla pausa cena: ad un certo punto, dopo che lui ha vinto questo secondo colpo, arriva il dinner break, tu avresti voglia di giocare ancora, se ho capito bene, in quel momento. È una scelta tecnica ovviamente, nel senso che comunque lui è sotto pressione nel questo dinner break di 30 minuti, sicuramente avrà parlato di strategia con i suoi amici, voglio dire, comunque stava subendo parecchio su lati tecnici, cioè stava foldando a molti check raise alle c-bet, non stava giocando molto bene, quindi ha una crew cosiddetta di amici molto esperti, lui stesso è molto esperto di tournament poker, quindi insomma avrei preferito continuare, continuare con rush, diciamo che avrei preferito continuare con la pressione, insomma anche se avessi appena doublato avevo paura che dopo il break fosse tornasse con una testa diversa, per fortuna non è stato così e poi in più abbiamo vinto anche lo showdown importante. Pensi di aver fatto errori in questa giornata che probabilmente è dal punto di vista pokeristico, anzi azzardo sicuramente la più bella della tua vita? Sicuramente la più bella della mia vita e ho giocato un po' nitti in qualche situazione sicuramente, però non lo posso chiamare un errore, diciamo che avrei potuto pigliare qualche spot in più, però non mi sento di dire grossi errori, sicuramente post flop non sono stato eccelso, proprio perfetto, diciamo che il grosso errore l'ho fatto ieri quando ho fatto quel bleffone quando eravamo 20 left, e quello avrebbe potuto compromettermi il torneo davvero. Il momento più difficile di questi tre giorni? Il momento più difficile di questi tre giorni è stato continuare mentalmente dopo aver fatto quel brutto bluff, essersi trovati con 20 bui dopo essere stati top 3 per tutta la giornata e trovarsi alla fine della giornata, quindi senza possibilità di recuperare e arrivare con così short al giorno dopo. Classica domanda da giornalista scarso, e il momento in cui hai capito che quella cosa che risplende lì sarebbe stata tua? Quando ce l'ho in mano. Non che io sia scaramantico né niente, quindi non è che non ci penso per evitare che succeda, però mi piace essere realistico, comunque le Zap era aperto fino alla fine, quindi ho preferito aspettare di avercelo in mano per fare sogni. Quanto ti ha aiutato avere così tanti connazionali attorno nei momenti più difficili? Tanto, sicuramente tanto, aiuta molto avere la folla che ti acclama, soprattutto nel momento di rush, pesa molto all'avversario e insomma ha paura di fare ancora più errori di quelli che sta facendo, quindi aiuta tantissimo. Sono stato molto fortunato ad avere così tanti amici che mi seguono, poi è sempre bello vincere insomma con così tanti amici vicini. Pensi che questo braccialetto cambierà tanto nella tua carriera pokeristica e nella tua vita? È una domanda un po' silly, però sì, sicuramente cambierà molto, molte cose. Chi pensi sarà il prossimo italiano ad essere qui al posto tuo? Le scommesse quando si era partiti erano Mustacchione e Martinez, ma penso che tutti abbiano una buona chance di arrivare, sono tutti buonissimi giocatori e siamo un bel gruppo, ma azzarderei di dire che potremmo fare molto molto bene in futuro come gli inglesi o gli americani. Qui concludiamo l'intervista fatta a caldo, domani dopo la premiazione magari parleremo con più calma di questo tuo successo. Ti chiedo solo, domani ci sarà l'inno nazionale, A canterai, B pensi che ti emozionerai magari piangendo? Allora, adesso diciamo una cosa molto brutta. Io non so l'inno nazionale, perché sono stato in una di quelle poche scuole in cui quando sei all'asilo non te lo insegnano. In più non sono mai stato uno molto molto patriottico. Per quanto io ovviamente sia fiero di essere italiano e tutto, non sono, alla fine penso che non siamo un bel popolo su tutti gli aspetti come tutti dicono in tutto il mondo. Di conseguenza non canterò perché non lo so. Sicuramente mi emozionerò, ma sarà derivato dal fatto che comunque è pur sempre il tuo inno ed è pur sempre per te in quel momento. Quindi sì, mi emozionerò sicuramente. Congratulazioni. Grazie Rudy, grazie a tutti.